questa purtroppo è l'ultima giornata a Dubai. Purtroppo perché comunque è una bella città, meno male perché fa un caldo allucinante, quindi meno male che me ne vado, magari vado in posti un po' più freschi e un po' più vivibili. Comunque, quando dicevo un po' di fresco, non intendevo così fresco. Ragazzi, comunque siamo ad Hong Kong. Siamo ad Hong Kong e il tempo è uno schifo. Lo schifo proprio più totale. Diluvia, è tutto grigio, penso che manco si riaprirà per la giornata. Ho poche ore da passare qui ad Hong Kong, soltanto oggi, perché poi sono in transito verso la mia prossima meta. Però, nonostante la pioggia, non voglio perdere, diciamo, l'animo. E sono felice di essere qui, sono curioso di scoprire un po' i dintorni qui del centro di Hong Kong e poi, no, come dice il cartello qui al mio fianco, ora ve lo faccio leggere, non dimentichiamoci mai una cosa. Non dimentichiamoci che life is beautiful, ragazzi, la vita è bella, quindi nonostante il tempo, nonostante la pioggia, oggi gireremo ugualmente per Hong Kong e cercherò di tirare fuori la fotocamera il più possibile, pioggia permettendo. Se no, se si rompe poi la tiriamo fuori più. Comunque adesso sono sul roof garden del centro commerciale che si trova proprio qui alla stazione centrale di Hong Kong e c'è un bellissimo roof garden. Casomai adesso mi faccio un bel giro, va? Anzi sì, andiamo, va, andiamo insieme. La vedo doppiamente difficile, eh. Oltre a 20 kg di roba addosso, il tempo qua non migliora. Ragazzi, questo tempio taoista era pazzesco, troppo bello. Poi con questo incenso che usciva fuori da tipo quelle cose a spirale che sembrano tipo quelle per cacciapie e zanzare, però c'era un'atmosfera pazzesca. Intanto ha smesso di piovere, i miei capelli sono orrendi e la cosa peggiore è che manco la doccia mi posso fare oggi perché non ho l'alloggio qui a Hong Kong. Comunque tempio taoista, troppo figo, troppo bello. Adesso se riesco faccio un altro po' di cose che sono le 4:30. Un po' di tempo per girare ancora ce l'ho, dai.
minimo di break ci vuole, perché mi sta a far male tutto. La schiena non me la sento più. Comunque devo dire che questa Hong Kong è molto carina, anche se insomma non c'è granché da vedere, però particolare, dai, è tutto il contesto che comunque ci sta. Piena di grattacieli, sembra un po' Bangkok, devo dire. Però sostanzialmente è una grande Chinatown, niente di più e niente di meno. Ora mi riposo un pochino e poi sto andando al Central Palace, che al 55esimo piano ci dovrebbe essere una sky lobby dove puoi entrare gratuitamente e godere il panorama su Hong Kong. Quindi mi riposo 5 minuti, giusto 5 minuti, e poi andiamo. Niente, mi hanno cacciato. Era chiuso, ragazzi, il sabato qui i rooftop sono chiusi. Io direi che se vuol dire che sto video è venuto un po' una cinesata.